Wilson ed io siamo contentissimi del risultato che ho ottenuto lo scorso video. Un buon approccio da parte vostra, il gioco sembrerebbe piacervi e quando uscirà io non sono sicuro al 1000% che piacerà anche a chi non gli è piaciuto. Mi raccomando ragazzi, arriviamo a 30.000 pollicioni in su e lo so che non è semplice, per fare un episodio doppio in compagnia di qualcun altro. Mi raccomando, commentate, schiacciate la campanellina e buona visione. Ragazzi, questo è Epic, bentornati in questo nuovissimo appuntamento della serie di Rush Wars. Non abbiamo fatto progressi, mi piacerebbe dirvi che invece è così. Purtroppo no, non abbiamo fatto progressi perché non posso shoppare. In questo momento sono a corto di monete. Nel negozio, nonostante ci siano i pacchetti con i soldi e con le gemme, non si possono acquistare perché non si è residenti in Canada. Perché io vivo a Milano e di conseguenza non posso farlo. Abbiamo ancora 7 upgrade disponibili. Io direi che quest'oggi potremmo anche provare il carro armato e perché no anche il nostro amico col bazooka in mano, che vi garantisco polverizza tutto, tutto. Detto questo, abbiamo fatto 2, facciamo 3. Upgradiamo anche l'hotshot, che è quello col fucile a pompa, che sicuramente di un livello superiore farà la differenza. Una cosa da non sottovalutare sono anche gli upgrade nella propria base. Ad esempio, in questo momento portare il cannone a livello 3 potrebbe essere una buona idea. E con tutte le carte che abbiamo trovato del cannone, molto probabilmente potrò fare già anche il livello 4. Dobbiamo far sì che la nostra gold mine sia protetta il più possibile. Altre 80 monete, livello 5, no problem. I prossimi attacchi andranno meglio degli ultimi che mi hanno fatto, considerando che mi hanno completamente devastato. Stato, raga, hanno sempre vinto gli altri. Ho perso anche un botto di monete. Prima ho fatto un tentativo con questa squadra, però vorrei rivoluzionarla. Potremmo mettere davanti il gorilla, dietro il gorilla il carro armato e dietro il carro armato potrei provare a mettere 8 di loro, tutti quanti con un po' di velocità, grazie al boost. Ovviamente essendo un gioco nuovo anche io devo scoprire quali sono le combinazioni migliori, quindi è inutile che vi arrabbiate nei commenti, Steppri sei una pippa in quella. Vorrei vedere voi. È un gioco che ancora è in APK, non l'hanno rilasciato neanche. Anche per stare tranquilli potrei mandare il carro armato dietro il gorilla, far partire intanto queste truppe così non ci romperanno troppo le scatole, e aggiungiamo successivamente dietro il nostro squadrone della morte. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Madonna, i barili se ci hanno fatto un danno fuori di testa. Io direi un bel push qua, così intanto ci portiamo a casa la base. Spaccate il mortaio, vi prego. Spaccate quel mortaio, ragazzi, è importantissimo. Se riusciamo a distruggere il mortaio grazie al carro armato, ragazzi, la partita è praticamente in saccoccia. Spacca quello, girati. No, erano 3 stelle. Mannaggia, invece di una, se avessimo ucciso quello là sopra avremmo fatto 3 stelle. Peccato, peccato, non è un problema. Potremmo provare a fare gorilla, 2 hotshot e in difesa 2 con lo scudo e 4 truppe. Potremmo provarla così, mettiamo la cura stavolta. Quando becco qualcuno che fortunatamente non ha il mortaio, sono 100.000 volte più tranquillo. Facciamo così. Mandiamo il gorilla davanti subito, fallo pure partire. Successivamente gli scudi con dietro i canne mozze e poi la squad generale. Il gorilla, come vedete, tira dritto, va dritto sulla base e non ci importa. Proviamo a curarlo, eccoci. Questo forse è stato un piccolo fail da parte mia, raga, ve lo dico. Anche se sopra in realtà i miei amichetti hanno polverizzato tutto quanto. Questo significa solo una cosa: quando il suo esercito di difesa è giù e non ha più torre per difendersi, sono 3 stelle garantite. Flawless victory. Next box da aprire. Purtroppo è quello comune. Prima o poi ci daranno anche quello epico, eh. Qualche giorno fa l'ho trovato, speriamo di ritrovarlo ovviamente. Squadra che vince in teoria non si cambia, però siamo stati fortunati che lui non aveva il mortaio. Possiamo provare anche un approccio un po' diverso. Potremmo provare 2 di loro che tankano tantissimo, un gorilla, uno dei nostri amici qua delle truppe e un pitcher. Il nostro amico ha il mortaio e questo potrebbe essere un grosso problema. Nel lato a destra, qua sotto verso di noi, c'è anche la trappola dei plumber che manda in continuazione delle persone ad attaccarci. Considerando che forse la più forte è quella sopra, partiamo da sopra. Sarà un bel casino, ve lo dico. Il problema principale è che il mortaio inizierà a sparare praticamente da subito, quindi dopo il primo colpo che abbiamo ricevuto noi possiamo rallentare il tempo. E non appena il mortaio sparerà, tipo così adesso, proviamo a scansarci. Ha preso una persona sola. Intanto i miei personaggi hanno la super velocità. Sono andati ad attaccare la base direttamente. Bravi, prendete la stella per vostro padre. Sì,
Grande Step! Adesso vedete, i personaggi sono troppo vicini al mortaio e lui non può più attaccarmi. E anche queste sono 3 stelle, raga. Abbiamo battuto uno che aveva più stelle di noi. Abbiamo un altro box da aprire. È comune. Lo prendiamo comune, raga, se è comune. Non sta andando affatto male quest'oggi. Proviamo una formazione alternativa. Carro armato, ragazzotte col jetpack, piazzale in campo. E per difesa un altro shield in compagnia anche dei nostri amici. Stavolta però con la cura, quindi non con il potenziamento della velocità. Come vi ho detto nel primo appuntamento, le gold mine base cambiano ogni 24 ore, quindi è per questo che vediamo persone con strutture differenti. Non vi preoccupate. Secondo me il punto migliore da cui passare è quello sotto, anche perché in teoria solo quello al centro può bersagliarmi. Tutte le altre cose non possono toccare i jetpack. Cosa significa questo? Che metteremo innanzitutto il carro armato al centro, dietro il carro armato mettiamo loro, dietro di loro mettiamo le truppe, facciamo partire il tutto e quando avranno targettato con la torretta il centro io sarò già un buon punto, perché con le mie jetpack girls non posso essere fermato, raga, non possono fermarmi, non sto scherzando, ricura tutti quanti con la cura, perfetto, abbiamo fatto un heal incredibile. Oh mio Dio, ma quelli con lo scudo possono attaccare quelli col jetpack? Ma da quando? Non lo sapevo, giuro. Ero completamente inconsapevole che sarebbe accaduta questa cosa. Ma non importa, come potete ben vedere, il carro armato non lo hanno fermato. Soprattutto perché l'abbiamo curato e guardate quanta poca vita ha. Let's go baby! 3 stelle anche stavolta. Mettiamo il gorilla stavolta, mettiamo in compagnia del gorilla gli shieldini, mettiamo 2 bazooka e mettiamo anche il trooper. Il potenziamento sarà sempre la cura però, perché con la cura teniamo in vita il gorilla, teniamo in vita gli scudi e a volte salviamo anche le truppe per colpa del mortaio. Questa partita è molto difficile perché lui ha una buonissima difesa. Ha un carro armato, una torre di terra aerea, un mortaio e uno con lanciamissili. Va bene, non è un problema. Noi si parte alla grande. Vai, intanto andate voi. Mando dietro quelli coi razzi. Mando le truppe e tengo pronta la cura. Devo trovare il modo di non far morire il gorilla, che purtroppo a livello 1 non ha tantissima vita. Però questa cura tirata in questo modo evidentemente ha aiutato. Anche perché il gorilla adesso si infischia di tutto e tutti. E se riuscisse a passare arriva sotto il mortaio. Come ha fatto a morire? Impossibile. Non poteva morire là. Sparate a quel carro armato, vi prego. Non ce l'ha fatta. Oh mio Dio. Forse se quella truppa che abbiamo in basso a destra riesce a distruggere il mortaio e va sulla terza torre senza farsi vedere dal suo carro armato, che è un po' stupidino, riusciamo a fare 3 stelle anche stavolta. Tanto abbiamo ancora 1:18 a disposizione. È perfetto. Il mortaio lo salutiamo e la torre è presa, ragazzi. Come vedete, anche se il mio personaggio è uno solo e non fa molto danno, il suo cannone ha un range entro il quale riesce ad individuare le truppe. Se le mie truppe non entrano dentro al range, non può attaccarle, ovviamente. E non è così furbo da dire: oh, mi stanno attaccando la base, devo tornare indietro. Sono scemi, raga, che vedevo fa? Eccolo lì, badabam! 42 monete. E di conseguenza anche un nuovo box da aprire, stavolta raro. Magari troviamo i plumber e li potenziamo che ce li abbiamo in base. O magari non li troviamo, molto semplicemente non li troviamo. Io proverei ad upgradeare anche il razzo a questo punto, che lo portiamo a livello 6 e fa 150 danni. Così forse utilizzandolo possiamo uccidere direttamente una struttura. 3 di loro, un hot shot e 2 dei miei amici trooper. Tutti quanti però stavolta potenziati dalla velocità. Avevo detto che avrei dovuto usare il razzo. Beh, mi sono scordato. Chiedo venia. Stavolta sarà un po' più difficile delle altre, ve lo dico. Ma non significa che sarà impossibile. Ragazzi, si parte, ciurma, all'attacco. Il problema è che il mortaio laggiù in fondo ci farà molto male. Ma io li potenzio al volo adesso, così vanno avanti super veloci. Torre principale, mortaio distrutto. E abbiamo penetrato la sua base in un batter d'occhio. Anche qua, ragazzi, se tutto va secondo i piani, dovrebbero essere 3 stelle assicurate. Anche perché stiamo attaccando il suo hot shot. Lo abbiamo polverizzato. Lo abbiamo mandato al baretto. 3 stelle e tanta roba. Nel momento in cui si potrà shoppare all'interno di questo gioco, ovviamente si potranno superare momenti di stallo come quello in cui mi trovo adesso, ovvero quartier generale che ha bisogno di 5.000 monete. Devo giocare tanto per arrivare alle 5.000 monete. Purtroppo non posso farlo. Quindi
per adesso va così. Riutilizziamo la stessa squadra di prima, perché squadra che vince non si cambia, ricordatevelo ragazzi, è la regola numero uno. Siamo sempre contro un tipo come quello di prima, disposto nello stesso modo, ma stavolta lui c'ha il tipo con il laser. Quello lì è veramente molto forte, ma teoricamente, mettendo il potenziamento della velocità, dovremmo riuscire nuovamente a polverizzare tutti. Però guardate, quando spara quell'aggeggio fa il panico totale, quindi vedete di eliminarlo subito ragazzi, bravi. Stavolta è rimasto in vita il mortaio. Sarà un grosso problema quel mortaio. Molto probabilmente riusciremo a fare a malapena una stella stavolta. Eh sì, adesso il mortaio sparerà di nuovo e noi saluteremo tutte quante le nostre truppe. Ciao belli, è finita. Certo, se riuscite a portare a casa, bravi, qualche soldino prima di morire tutti quanti, io sono contentissimo, eh. Dai, ancora uno. Non ce l'ha fatta. Va bene, non importa. Una stella, ma ce la facciamo andare bene. Tanto ce ne mancava solo ed esclusivamente una per il prossimo box. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Jetpack e Plumber Hall. Questo è un potenziamento davvero molto importante per noi. I potenziamenti difensivi, raga, fanno la differenza. Salendo di livello adesso, aspettate, tutti quelli che escono da questa struttura hanno un livello in più, quindi non sono a livello 3 ma sono bensì a livello 4. Gli aumenta la vita, gli aumenta il danno, tantissime cose a favore. In questo momento noi abbiamo 0 chiavi, ma non significa che non possiamo andare ad attaccare. Possiamo andare ad attaccare, ma non possiamo aprire bauli con le vittorie, come avete visto fino ad ora. Non hai chiavi per aprire i bauli, le vuoi comprare o giochi senza chiavi? Giochiamo senza chiavi, non ci interessa. Una volta fatte tutte le partite, quando non potete più sbloccare i bauli, lasciate il cellulare da parte e la sera, dopo cena, ritornate a giocare. È molto semplice. Questo qui in difesa c'ha 5 personaggi col bazooka. Potremmo avere un grosso problema, ma non ha il mortaio. E questo non è da sottovalutare. Facciamo intanto partire il bazooka. A seguire mettiamo i nostri cari amici. A seguire mettiamo loro. E adesso stiamo pronti, perché con un missile ben piazzato, secondo me, qua facciamo il panico. Bam! Intanto ne abbiamo ucciso uno, che è già qualcosa. Con quello lì no, non uccidiamo neanche il secondo. Che schifo abbiamo fatto! Ma davvero? Raga, non ci credo, non abbiamo fatto manco una stella. Mamma mia, bella figuraccia. Però 8 monete, quindi nel complesso 8 meno 5, abbiamo guadagnato 3 monete. Ultimo tentativo e non ci si pensa più. Dai, con le cure mettiamo anche il laser in campo, che non l'avete mai visto, perlomeno non dalla parte mia. Lui è messo decisamente bene e potremmo trovare tante difficoltà in questo momento. Proviamo una strategia. Mando il gorilla di qua, faccio partire la partita, mando sopra il laser con tanto di truppe. In teoria il laser si dovrebbe triggerare sul gorilla. Esatto, ma sparando il laser da quel lato non rompe troppo le scatole. Ho provato a curare il gorilla, ma non c'è stato modo. Questo qui, raga, è potentissimo. Dai, laser. Laser contro torretta. Laser contro torretta. Abbiamo perso di nuovo. Zero stelle. Prima di combinare ulteriori guai, forse è meglio se ci salutiamo qui. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, continuate a scrivere qua sotto dei consigli per il sottoscritto, perché li leggo più che volentieri. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ci vediamo al prossimo video. Grazie per tutto. In tutto questo Wilson parla, ma non ho ancora fatto l'account. E dai, su, registrate anche gli account per pagare i soldi e comprare le gemme.